un salotto accogliente e di buon gusto, ma arredato senza lusso. Nel fondo, una porta a destra dà sull'ingresso. Quella di sinistra conduce allo studio di Elmer. Tra le due porte, un pianoforte. Altra porta al centro della parete di sinistra e un po' più avanti, una finestra. Accanto alla finestra, un tavolo rotondo con poltrone e un piccolo sofà. Sulla parete di destra, un po' indietro, una porta. E sulla stessa parete, verso il proscenio, una stufa di maiolica con davanti un paio di poltrone e una sedia a dondolo. Tra la stufa e la porta un tavolinetto. Sulle pareti acqueforti, uno scaffale con porcellane e altri soprammobili artistici. Una piccola libreria con volumi finemente rilegati. Tappeto sul pavimento. La stufa è accesa. È una giornata d'inverno. Quella che avete appena sentito è la didascalia iniziale di Una casa di bambola, uno dei testi più significativi della drammaturgia europea di fine Ottocento, uno dei testi più rappresentati, ma anche più amati e più discussi di Henrik Ibsen, colui che da molti studiosi è considerato il padre della drammaturgia contemporanea. L'opera ci porta all'interno di un salotto borghese, come avete sentito dalla didascalia. Il salotto borghese è il luogo per eccellenza dove si svolgono decine di drammi. Perché proprio il salotto? Perché il salotto è il luogo di incontro della famiglia, è il luogo di rappresentanza, è il luogo dove la famiglia riceve i suoi ospiti, ma è soprattutto il luogo dove si dibattono grandi temi, grandi problemi, dove avvengono grandi contrasti. Ecco perché il salotto è quasi sempre presente nelle opere di fine Ottocento, ma in realtà già da prima i drammaturghi avevano capito che questo era un luogo chiave, un luogo fondamentale dove ambientare le loro storie. Una casa di bambola viene composta ad Amalfi nell'estate del 1879. È molto curioso pensare che i drammi di Ibsen, che si ambientano nella fredda Norvegia, spesso in climi piovosi o in pieno inverno con la neve, è curioso pensare che molti di questi drammi sono stati composti in Italia, al caldo delle coste italiane. Ibsen amava molto l'Italia, spesso ci sono riferimenti al nostro paese, anche in Una casa di bambola, e soggiornò più volte e a lungo in Italia, prima a Roma, poi prediligendo soprattutto le coste meridionali e fra queste soprattutto le coste amalfitane. Subito dopo, come era abitudine di Ibsen, il testo viene pubblicato nel dicembre del 1879 con una cospicua tiratura di ben 8.000 copie, che vanno subito a ruba, sia perché Ibsen era già autore famoso, sia perché il testo desta immediatamente curiosità e scandalo. Vengono immediatamente fatte nuove tirature, il testo viene tradotto in numerose lingue e va anche quasi contemporaneamente in scena al Teatro di Copenaghen il 21 dicembre del 1879. Scoppia lo scandalo. Perché? Perché il finale, come vedremo, di questo dramma è un finale imprevedibile per il pubblico dell'epoca. Una storia che va a concludersi come nessuno si sarebbe immaginato fra gli spettatori del tempo. E soprattutto perché Ibsen pone il dito nella piaga, ossia dimostra come l'istituzione sulla quale poggia la società borghese, cioè il matrimonio, non funziona più. Il matrimonio ormai è fallito. Moglie e marito spesso vivono a fianco l'una dell'altra senza condividere nulla, senza aiutarsi nel momento del bisogno. E quindi questo è il fallimento non solo del matrimonio, ma di tutta la società borghese. Evidentemente il pubblico dell'epoca venne posto di fronte a una situazione
che non voleva vedere. Erano cose che si sapevano, ma secondo la famosa ipocrisia della classe borghese, dietro una facciata di rispettabilità si nascondeva spesso addirittura la depravazione, come ci racconterà Ibsen in taluni testi molto più spinti rispetto a Una casa di bambola, sto pensando a Spettri. E quindi ciò che non andava, il guasto di quella società, doveva essere necessariamente nascosto. In altre parole, la società borghese di fine Ottocento non è più quella società borghese che due secoli prima aveva dipinto Goldoni nelle sue commedie, cioè una società volta al futuro, moralmente solida, risparmatrice, punto di riferimento per l'intera società. No, era quella stessa società, quella stessa classe sociale ormai arrivata agli estremi limiti, dove la moralità di un tempo non esisteva più. Il testo arriva anche in Italia. In realtà Ibsen, il teatro di Ibsen arriva in Italia con un po' di ritardo rispetto ad altri paesi europei e ci arriva per la prima volta nel 1889 proprio con Una casa di bambola in una rappresentazione che cadde immediatamente nel dimenticatoio. Si tenne a Torino e ne fu interprete una grande attrice di quegli anni, Emilia Aliprandi. Il pubblico non ebbe grosse reazioni, per cui l'attrice decise di togliere immediatamente dal repertorio questa commedia. Cadde nel dimenticatoio a tal punto che quando qualche anno dopo ne venne proposta da un'altra attrice un'altra interpretazione, si ritenne che quella fosse la prima assoluta italiana di Una casa di bambola. E sto parlando alla famosa messa in scena proposta sul palcoscenico del Teatro dei Filodrammatici di Milano il 9 febbraio del 1891 dalla più grande attrice italiana di tutti i tempi, Eleonora Duse. Eleonora Duse diverterà poi una grande interprete del teatro di Ibsen che porterà in giro non solo per tutta Italia ma anche per tutta Europa, perché Eleonora Duse recitò moltissimo anche ai di fuori dei confini italiani. Una curiosità, il teatro di Ibsen giunse poco tempo dopo questo primo debutto milanese anche dalle nostre parti, sul palcoscenico del Teatro Comunale di Trieste, oggi Teatro Giuseppe Verdi, prima con una produzione dell'Anitra Selvatica e subito dopo, il 7 marzo del 1892, proprio con questa stessa produzione di Una casa di bambola che Eleonora Duse aveva proposto a Milano. Come reagì il pubblico italiano, ma in realtà non solo italiano, alle prime rappresentazioni di Una casa di bambola? Reagì in modo molto diverso, spesso rifiutando questo finale, spesso con grande imbarazzo. È rimasta famosa la prima rappresentazione tedesca, dove l'attrice Noyan Rabe, che interpretò per prima il ruolo di Nora, costrinse Ibsen a cambiare il finale, perché disse che non sarebbe andata in scena con un finale così come era stato concepito da Ibsen, e l'autore, pur di vedere in scena la sua opera, accettò di modificare la scena finale con un lieto fine che è chiaramente fuori posto e insensato rispetto all'intera costruzione del dramma. C'è una curiosità. Il titolo del dramma è stato per tantissimo tempo, e in realtà ancora oggi in molti casi, tradotto in italiano semplicemente come Casa di bambola. Io, l'avrete notato, costantemente utilizzato Una casa di bambola, perché effettivamente Ibsen usa, nella versione originale norvegese, l'articolo indeterminativo. E non è una quisquiglia filologica questa, perché Ibsen, sin dal titolo, ci dà un'indicazione molto precisa. Attraverso la storia di Nora, che è la protagonista di questo dramma, si vuole raccontare un caso che non è solo il caso di Nora, ma è un caso esemplare che rappresenta quella che era la condizione della donna all'interno della società europea di fine Ottocento. Il testo, come ho detto, è diventato immediatamente famoso, è uno dei testi che continuano ancora oggi a essere rappresentati in tutto il mondo. Il manoscritto autografo originale è conservato presso la Biblioteca Nazionale Norvegese di Oslo e nel 2001 l'UNESCO l'ha posto tra l'elenco delle memorie del mondo. Quindi capite, questo testo ha un valore non solo all'interno della storia del teatro, ma
ha un valore immenso per la storia della nostra società, per la storia del mondo borghese europeo e non solo europeo. La vicenda sembra fosse stata ispirata a un caso molto simile capitato a un'amica di Ibsen, tale Laura Keeler. È un dramma a tesi, cioè un dramma all'interno del quale Ibsen espone una teoria e vuole dimostrare questa teoria. Allora, a questo proposito, spesso è stato ripetuto che Nora è una protofemminista, che questo dramma vuole sostenere la causa femminista che proprio in quegli anni stava dilagando in mezza Europa. Lo stesso Ibsen in più occasioni negò questo fatto, cioè lui disse che attraverso la storia di Nora voleva semplicemente rappresentare, far vedere al pubblico qual era la condizione della donna all'interno della famiglia borghese di fine Ottocento e dimostrare soprattutto come la donna, da sempre relegata al ruolo di angelo del focolare, di educatrice dei figli, in realtà potesse occupare anche ruoli diversi e avesse soprattutto bisogno della sua libertà. Nora è una di quelle tante splendide creature femminili che sono state create dalla fantasia drammaturgica di Ibsen. Sto pensando a Ellida nella Signora del Mare, sto pensando soprattutto a quell'incredibile personaggio che è Hedda Gabler, protagonista dell'omonima commedia. Allora, qual è lo scandalo che sollevò questo testo? Il finale dove Nora, che per 8 anni è vissuta apparentemente felice al fianco del proprio marito, di Thorvald, scopre in realtà di essere vissuta a fianco di un uomo a lei estraneo e quindi decide di andarsene di casa, abbandonando il marito e i figli e rifarsi una vita. Come tutte le opere di Ibsen, Una casa di bambola c'ha un antefatto. 8 anni prima del levarsi del sipario, Nora si sposa con Thorvald. Thorvald si ammala e per poter curare la sua malattia ha bisogno di andare al sud, cioè in Italia, appunto. La giovane coppia non ha soldi e quindi, di nascosto dal marito, Nora contrae un debito con un usuraio, con Krogstad. Quando si apre il sipario sono passati 8 anni, Thorvald naturalmente è guarito, non ha mai saputo di questo segreto di Nora. Nora ha dato 3 figli a Thorvald, la situazione economica della famiglia si è stabilizzata. Nora ormai deve pagare l'ultima scadenza di questo debito e si sta prospettando per la famiglia una nuova vita. Perché? Perché Thorvald ha appena ottenuto il posto di direttore di banca, un ruolo importante economicamente e socialmente, per cui la vita della banca, la vita di Thorvald, grazie alla banca, sta completamente cambiando. Siamo la vigilia di Natale, data scelta non casualmente da Ibsen per un gioco di contrapposizioni. Il Natale è la festa della famiglia, è la festa dei bambini, è il momento più bello dell'anno e, come vedremo, in questo momento la famiglia di Nora si disgregherà completamente. Proprio il giorno della vigilia di Natale capita in casa Krogstad, il quale chiede di avere un colloquio con Nora e vediamo che cosa succede. Scusi, signora Elmer. Che cosa vuole? Parlare un po' con lei. Vuole parlare con me? Oggi? Ma non è ancora il primo del mese? No, è la vigilia di Natale. Dipenderà da lei passare un Natale felice o no. Stavo seduto lì al caffè Olsen quando vidi passare suo marito con una signora. Sì, la signora Lind. Si tratta di una sua buona amica, no? Certo, ma non vedo... Per farla breve, posso chiederle se la signora Lind avrà un posto alla banca commerciale? Sì, la signora Lind avrà un impiego. E sono stata io a parlare in suo favore. Avevo dunque visto bene. Oh, un po' di ascendente lo si ha sempre sul proprio marito. Signora Helmer, voglio avere la bontà di usare del suo ascendente in mio favore. Che cosa intende dire? Voglio avere la bontà di adoperarsi perché io mantenga la mia posizione in banca.
E chi pensa di toglierle il suo impiego? Oh, non è il caso di far finta di non sapere. Adesso capisco che devo il mio licenziamento alla signora Linde, ma c'è ancora tempo e io le consiglio di far uso della sua influenza per impedire una cosa del genere. Ma per l'amor di Dio, signor Krogstad, mi creda, non è davvero il mio potere aiutarla. E perché non vuole? Ma io ho mezzi per costringerla a farlo. Non vorrà mica raccontare a mio marito che io le devo del denaro. E se glielo dicesse? Sarebbe una vergogna. Lei mi esporrebbe alle più terribili seccature. Solo seccature? Se mio marito lo venisse a sapere, naturalmente pagherebbe subito la somma che resta da pagare. E così poi noi non avremmo più nulla a che fare con lei. Stia a sentire, signora Elmer. Bisognerà che io le spieghi un po' meglio la faccenda. Come? Al tempo della malattia di suo marito, lei venne da me per farsi prestare 1200 talleri. Io le promisi di procurarle quella somma a certe condizioni e contro un'obbligazione compilata da me. E da me sottoscritta. Bene. Ma io aggiunsi, in fondo, qualche riga in cui era detto che suo padre si faceva garante del debito. Quelle righe avrebbero dovuto essere firmate da suo padre. Ma se lui firmò. Infatti, dopo 5-6 giorni lei mi riportò l'atto con la firma di suo padre e così le sborsai la somma. Ebbene, non ho sempre pagato puntualmente? Sì, abbastanza. Ma per ritornare al nostro discorso, quello è stato per lei un triste periodo, vero signore? Sì, certo. Mio padre era in fin di vita. Morì poco dopo. Mi dica, signora Elmer, si ricorderebbe per caso il giorno della morte di suo padre? Papà morì il 29 settembre. Esatto, mi sono informato in proposito. Suo padre morì il 29 settembre. Ma guardi qui, suo padre ha messo la data del 2 ottobre. Non è strano, signora? Lei può spiegarmelo? È veramente stato suo padre a firmare qui? No. Sono stata io a fare la firma di mio padre. Signora, sa che la sua è una confessione pericolosa? Se io presento questa carta al tribunale, lei sarà giudicata secondo la legge. Una figlia non dovrebbe avere il diritto di risparmiare al proprio vecchio padre morente paure e preoccupazioni. Faccia pure quello che vuole, ma le dico una cosa. Se sarò licenziato, lei mi farà compagnia. Dunque l'usuraio Krogstad si è presentato, come avete sentito, in casa da Nora facendo un ricatto. Quest'uomo, come scopriremo nel corso della vicenda, si era macchiato nel passato dello stesso errore di cui si era macchiata Nora, cioè aveva fatto delle firme false su dei documenti ufficiali e per questo aveva dovuto pagare. Era finito in carcere, aveva perso il posto di lavoro. Uscito dal carcere si era riabilitato e con grande fatica era riuscito a ottenere un nuovo posto in banca. Ora Torvald, probabilmente conoscendo i trascorsi di quest'uomo, non se lo vuole vedere davanti e quindi vuole licenziarlo. Potete immaginare che a questo punto Nora entra in grande agitazione. In grande agitazione perché ha paura che venga fuori una verità che lei ha sempre nascosto e soprattutto ha paura che possa venire fuori uno scandalo, che lei possa essere arrestata. A questo proposito chiede l'aiuto di un'amica di lungo tempo, la signora Linde, che tra l'altro conosce Krogstad e quindi cerca di far sì che la signora Linde si faccia da intermediaria, in qualche modo cerchi di convincere Krogstad a non fare nessun tipo di azione. Frattanto Nora cerca di convincere il marito a non licenziare Krogstad, ma
è fatale che il destino debba seguire il suo corso e quindi Thorvald licenzia Krogstad. Ed è altrettanto fatale che Krogstad reagisca e quindi faccia esattamente quello che si è promesso di fare. Ma prima di denunciare Nora, tenta un'altra via, ossia invia una lettera a Thorvald dove rivela questo segreto di Nora. Nora è completamente fuori di sé perché capisce che non riesce più a tenere in pugno la situazione e nel momento in cui questa lettera viene infilata nella cassetta della posta, Nora cerca disperatamente di aprire la cassetta di cui non ha le chiavi, ma non riesce ad aprirla ed è fatale che quella lettera giunga nelle mani di Thorvald. E a questo punto arriviamo a un momento cruciale della vicenda. Thorvald ha una reazione violenta, imprevedibile nei confronti di Nora, perché la accusa, le dice sei stata una sciocca, sei stata una bambina, hai messo in pericolo e stai mettendo in pericolo me, la mia rispettabilità, la nostra famiglia e addirittura, facendo leva Ibsen sulla famosa teoria dell'ereditarietà, dice a Nora ti dovrò togliere l'educazione dei tuoi bambini perché tu sei una bugiarda e tu rischi di far diventare altrettanto bugiardi i nostri bambini. Nora è sconvolta da questa reazione imprevedibile del marito, ma subito dopo, grazie ai buoni uffici della signora Linde, Krogstad si è ricreduto, per cui rinuncia a sporgere denuncia e manda una nuova lettera dentro la quale c'è il famoso documento con la firma falsificata. A questo punto Thorvald apre questa seconda lettera e capisce di essere salvo e improvvisamente ritorna sereno, come se nulla fosse accaduto, come se Nora tornasse a diventare improvvisamente la sua bambola, la sua bambina, la sua lodoletta, come la chiama lui. Ma in realtà qualche cosa si è spezzato dentro l'animo di Nora. Nora ha capito che quell'uomo a fianco del quale ha vissuto per 8 anni è un uomo che non ha saputo capirla e soprattutto, vedete qui l'accusa di Ibsen contro l'insensatezza del matrimonio borghese, contro l'ipocrisia della classe borghese è terribile perché è quello stesso matrimonio contratto in chiesa dove la formula dice che ci aiuteremo nella salute e nella malattia, il moglie e marito staranno vicini nel momento della difficoltà. Nel momento della difficoltà Thorvald si è allontanato da Nora, ha avuto paura per se stesso, non per la moglie. E Nora questo lo ha capito e ha capito che quindi non può più stare al fianco di Thorvald. Ibsen scrive una scena finale memorabile, una delle pagine più grandi della drammaturgia europea di fine 800 e forse una delle pagine più grandi della drammaturgia europea, dove c'è questa resa dei conti, questo scontro finale tra Nora e Thorvald. E sentiamo come va a finire. Siediti, Thorvald. Noi due abbiamo molte cose da dirci. Mi fai paura, Nora. E io non ti capisco. Ecco, è proprio questo. Tu non mi capisci. E io non ho mai capito te prima di stasera. Come sarebbe a dire? Siamo sposati da 8 anni e questa è la prima volta che noi due, marito e moglie, oggi parliamo seriamente insieme. Seriamente? Cosa vuoi dire? Da quando ci siamo conosciuti, non abbiamo mai scambiato fra noi una parola seria. Su un argomento serio. Avrei dovuto metterti ogni volta al corrente di difficoltà che non avresti potuto aiutarmi a superare? Tu non mi hai mai capito. Siete stati molto ingiusti nei miei riguardi, Thorvald. Prima il babbo e poi tu. Come? Noi due che ti abbiamo amato più di qualsiasi altro. Quando ero a casa da papà, lui mi diceva sempre le sue opinioni e io allora le condividevo. E se ne avevo delle mie le nascondevo, perché altrimenti gli sarebbe dispiaciuto. Mi chiamava la sua bambolina e giocava con me come io facevo con le mie bambole. Poi venni a casa tua. Tu sistemavi tutto a tuo gusto.
E così ebbi anch'io i tuoi stessi gusti. Oppure feci finta di averli. Non so bene. Se ora ci penso, mi sembra di aver vissuto qui come una poveretta, alla giornata. Oh, Nora, come sei ingiusta e ingrata. Non sei stata felice qui? No, solo allegra. La nostra casa non era altro che una stanza di giochi. Qui io sono stata la tua sposa bambola, come a casa ero la bambola bambina di mio padre. E i bambini sono stati a loro volta i miei bambolotti. Ecco che cos'è stato il nostro matrimonio, Thorvald. Ma ora devo pensare a educare me stessa, e tu non sei l'uomo capace di aiutarmi. Devo pensarci da sola. Per questo me ne vado. Cosa dici? Sarà necessario che rimanga sola per rendermi conto di me stessa e di tutte le cose che mi circondano. Quindi non posso rimanere più qui. Nora, Nora, sei pazza. Non te lo permetto, te lo proibisco. Non serve più a niente proibirmi qualcosa. Che follia è mai questa? Abbandonare la tua casa, tuo marito, i tuoi bambini. E non pensi a cosa dirà la gente? Non posso preoccuparmi di questo. So solo che è necessario per me agire così. È rivoltante. Puoi mancare così ai tuoi più sacri doveri. E quali sono, secondo te, i miei più sacri doveri? I doveri verso tuo marito e i tuoi bambini. O altri doveri altrettanto sacri. E quali sarebbero? I doveri verso me stessa. Tu sei, avanti tutto, moglie e madre. A questo non credo più. Io credo di essere avanti tutto un essere umano, come te. So che il mondo darà ragione a te, Thorvald, ma io devo pensare da sola per rendermi chiaramente conto di tutte le cose. Parli come una bambina. Non capisci nulla della società in cui vivi. No, non capisco. Ma ora voglio riflettere. Voglio scoprire chi ha ragione, se la società o io. Sei malata, Nora. Hai la febbre. Penso che tu stia delirando. Non mi sono mai sentita così lucida e sicura come stanotte. Allora c'è una sola spiegazione possibile. Quale? Non mi ami più. Sì. È proprio così. Nora, e lo dici così? Mi fa tanto male, Thorvald, perché tu sei sempre stato così gentile con me. Ma io non posso farci nulla. Non ti amo più. Vuoi spiegarmi in che modo ho perduto il tuo amore? È stato stasera, quando la cosa meravigliosa non è accaduta. Allora mi sono accorta che non eri l'uomo che io credevo. Non capisco. Sono 8 anni che aspettavo pazientemente. Dio mio, capivo bene che le cose meravigliose non avvengono ogni giorno. Ma quando poi la rovina precipitò su di me, fui assolutamente certa che la cosa meravigliosa sarebbe accaduta. Mentre la lettera di Krogstad aspettava lì fuori, nemmeno un istante pensai che tu ti saresti piegato alle pretese di quell'uomo. Allora tu ti saresti fatto avanti. Non ne dubitavo e ti saresti assunto ogni responsabilità dichiarando: il colpevole sono io. Nora, sarei felice di lavorare per te giorno e notte, di patire pene e privazioni per amor tuo. Ma non c'è nessuno che sacrifichi il suo onore per la persona amata. Migliaia di donne lo hanno fatto. Tu pensi e parli come una bambina irragionevole. E sia pure. Ma tu non pensi né parli come l'uomo a cui potrei rimanere vicina. Passato il tuo spavento, non per quello che minacciava me, ma per quello a cui eri esposto tu stesso. Una volta passato il pericolo per te, è stato come se non fosse successo niente. Ero la tua lodoletta, tale e quale come prima, la tua bambola che avresti dovuto custodire con ancora più cura per il futuro, dato che era così sventata e così fragile. Thorvald, in quel momento vidi con chiarezza che per 8 anni avevo vissuto insieme a un estraneo, e che avevo avuto da lui 3 bambini. Fra noi due
Si è veramente aperto un abisso. Ma non si potrebbe colmarlo, Nora. Separarsi da te. No, no, Nora, non riesco a pensarci. Aspetta fino a domani. Non posso passare la notte in casa di un estraneo. Addio, Thorvald. Non voglio vedere i piccoli. So che sono in mani migliori delle mie. Così come sono ora, non posso servire loro a niente. Ma un giorno, Nora, un giorno. Ma come posso saperlo? Non so affatto che cosa sarà di me. Metto qui le chiavi. Per tutte le cose di casa, le domestiche sono più brave di me. Finita. Finita. E non penserai più a me, Nora. Certo che penserò spesso a te, ai bambini, a questa casa. Posso scriverti, Nora? No, non te lo permetto. Ma mi permetterai di mandarti... Niente, niente. Di aiutarti se avrai bisogno. No, no, non accetto niente da estranei. Nora, sarò mai più altro che un estraneo per te. Thorvald... Allora dovrebbe accadere la cosa più meravigliosa di tutte. Dimmela questa cosa. Dovremmo tutti e due cambiare a tal punto che... Ah, Thorvald, non credo più alle cose meravigliose. Ma voglio crederci io. Dimmela. Cambiare a tal punto che... Che la nostra convivenza possa diventare un matrimonio. Addio. Dunque, in un finale a sorpresa per il pubblico del tempo, Nora, con grande coraggio, con grande determinazione, l'abbiamo visto, decide di andarsene di casa abbandonando il marito e i figli. La famosa battuta finale è quella battuta che viene affidata alla porta di casa, il tonfo della porta di casa, che per sempre si chiude dietro Nora, una Nora che chiaramente non potrà mai più ritornare sui suoi passi. Perché, non perché il marito non voglia, ma anche se il marito volesse, è chiaro che lei non potrà più ritornare sui suoi passi. Nell'analisi dei personaggi abbiamo detto che Nora è sempre stata vista giustamente come un'eroina, come una donna avanti nel tempo, come addirittura, hanno voluto dire molti, una sorta di protofemminista. Ed è altrettanto chiaro che ci si è scagliati contro Thorvald, giudicandolo in modo pesantemente negativo. In realtà, a mio avviso, questo giudizio deve essere ridimensionato. È chiaro che Thorvald è una funzione drammaturgica e quindi si deve comportare in quel modo, ma in realtà Ibsen, attraverso Thorvald, non fa nient'altro che dipingere il tipico marito della classe borghese di fine Ottocento. Quindi Thorvald, sì, potremmo dire, forse avrebbe potuto capire Nora, avrebbe potuto comportarsi in modo diverso, ma in realtà lui è il tipico marito del tempo e quindi così si comporta. Quindi non è che sia il cattivo della situazione, semplicemente rispecchia una realtà storica di quei tempi. Il finale ancora oggi sicuramente ci lascia stupiti. Ibsen è un autore che ci coinvolge profondamente, è un autore sicuramente non facile, però è un autore che ancora oggi riesce a parlarci in modo molto forte. Però vorrei fare una riflessione su questa scena finale. L'atteggiamento del pubblico di oggi io credo che sia diverso nei confronti di Nora rispetto a quello che era l'atteggiamento del pubblico di un tempo. Il pubblico di un tempo si scandalizzava perché Nora abbandonava il marito piuttosto che i figli, perché non era concepibile che la donna dell'epoca si ribellasse, per così dire, al marito. E quindi questa soluzione presa da Nora lasciava molto scandalizzato, molto perplesso il pubblico. Oggi, a mio avviso, non ci scandalizziamo più per questo fatto. Sappiamo l'istituzione del matrimonio ormai ha perso la sua solidità, una grande percentuale di matrimoni viene meno, per cui il fatto che Nora se ne vada di casa abbandonando il marito non ci colpisce più di tanto. Ci colpisce invece molto di più a noi che non al pubblico dell'epoca il fatto che una madre abbandoni i figli. È una cosa che, grazie al cielo, la nostra società, che ne vede di tutti i colori,
ancora non riesce ad accettare e speriamo che non lo accetti mai. E sicuramente questo ci impressiona molto, che la protagonista se ne vada, pur con grande dolore, però decida che è più importante se stessa, la propria libertà e ricostruirsi una vita, che non rimanere al fianco dei tre figli. Il pubblico dell'epoca, abbiamo detto, reagì in modo diverso. Molto spesso la reazione fu quella di imbarazzo perché Ibsen parlava in modo diverso al suo pubblico e addirittura nella costruzione di certi personaggi come Nora, come Lida, come Edda Gabler, utilizza delle tecniche che anticipano addirittura la psicoanalisi. I primi saggi sulla psicoanalisi usciranno una decina d'anni più tardi, quindi pensate quanto in anticipo sui tempi era Ibsen. E quindi una costruzione di questo genere dei personaggi, oltre che delle vicende, era difficile da capire, era difficile da interpretare, per cui i critici e pubblico spesso, più che contestare, avevano imbarazzo, perplessità. Io vorrei concludere cercando di spiegare perché ancora oggi il teatro di Ibsen lascia in noi un segno così profondo. Perché Ibsen, a fine Ottocento, ha saputo riportare con grande forza, con grande vigore, il teatro al suo ruolo più antico, al suo ruolo più importante, quello che aveva l'antica tragedia greca, ossia quella di mostrare i grandi mali della nostra società, di porre lo spettatore di fronte ai grandi problemi, ai grandi quesiti, e costringere quindi lo spettatore a confrontarsi con questi temi e a riflettere per cercare di trovare una soluzione a questi temi e per cercare di migliorare se stesso.